Il Teramo continua a lavorare a Dovindoli agli ordini di Lamberto Zauli, ma è molto attivo anche sul mercato. Ieri è arrivata l'ufficialità di Luca Forte, l'attaccante arriva dal Pescara in prestito e va a rimpolpare un reparto, quello avanzato, che a questo punto aspetta ancora l'arrivo di un'altra punta, stavolta di struttura diversa rispetto a Forte. I nomi sono tanti sul piatto del direttore sportivo Fabio Lupo, che nelle prossime ore dovrebbe riallacciare i contatti con gli obiettivi sensibili. Per Ernesto Torregrossa è stato provato l'affondo, ma le pretese economiche dell'attaccante sono alte e in più, fattore da non sottovalutare, aspetta ancora di capire quale sarà il suo futuro. Il Verona, retrocesso in Serie B, potrebbe decidere di tenerlo in rosa oppure di cederlo, ma per il momento la strada sembra davvero in salita e per ora è in stand-by la sua posizione. Più semplice provare a battere la pista che porta Gianmarco Zigoni, di proprietà del Milan, ma la scorsa stagione alla SPAL, che ha vinto proprio il girone B di Lega Pro. Ma la novità delle ultime ore è che pare essersi riaperto uno spiraglio per arrivare a Marco Sansovini. La punta di Roma, di proprietà del Pescara, dopo lo stop della scorsa settimana sembra riavvicinarsi sensibilmente al diavolo. Ieri pomeriggio c'è stato un contatto telefonico con il Teramo, ma con l'arrivo di Forte bisogna vedere se Sansovini è un profilo ancora compatibile con l'attuale assetto offensivo biancorosso, che avrebbe assoluto bisogno di una prima punta da mettere al fianco di Croce o prendere direttamente il suo posto al centro dell'attacco. Discorsi che comunque vanno avanti, mentre a Dovindoli il lavoro continua senza ilarie e speranza. Per il centrocampista piccoli problemi fisici ma risolvibili, mentre il difensore non ha lavorato ieri per un contrattempo muscolare.